Grazie, grazie, buonasera, accomodatevi, grazie per essere con noi stasera nel nostro teatro ritrovato. È una serata particolarmente importante perché è a ridosso di una data, che è il 5 aprile. Il 5 aprile è la data di nascita di Leone Garegoci, che è stato nella letteratura italiana un faro e il fondatore, tra l'altro è stato del premio di Viareggio, che ha amato molto questa città ed è ancora tanto amato da questa città. Il 5 aprile è pure la data di domani, la data in cui è nato Regoce, ma è pure la data nella quale si è per l'ultima volta esibita una delle più grandi attrici italiane di sempre, insieme a Anna Magnani, che è Eleonora Duse. Eleonora Duse qui è dedicato allo spettacolo di stasera. Ci vedete sul palco in due, in forma inusuale, sapete perché? Perché questa è una serata particolare, perché leghiamo allo spettacolo teatrale di stasera, insomma, il nostro omaggio a questo grande scrittore, figlio di questa terra. Un omaggio che è cominciato con l'apertura della mostra dedicata a Leonida Repeci, che è stata curata da miei amici della Casa Repeci, un'associazione benemerita che tra l'altro guidata da Rocco Militano, che è un discente diretto di Leonida Repeci, ed è una serata che continua prima dello spettacolo con Natale Pace. Ecco, dobbiamo dare merito a Natale Pace di avere continuato a coltivare la memoria attraverso le sue opere letterarie di questo genere della nostra letteratura. Natale Pace ha fatto un libro che si intitola Caro Leonida, in cui ci ha raccontato dei rapporti che Leonida Repeci aveva con il mondo della cultura del nostro paese e non solo, e adesso è autore di un'opera per la Ruffa Editore, di un'opera che invece ci racconta di Leonida Repeci, diciamo più o meno sconosciuto ai più, solo gli studiosi sanno che egli fu impegnato anche nella veste di critico letterario. Leonida Repeci è stato un grande giornalista, è stato un ottimo avvocato, tu lo racconti insomma nella pubblicazione che è stata fatta anche dalla sua Ringa, una Ringa meravigliosa in difesa anche di se stesso, tra l'altro. Quindi è stato anche un grande avvocato ed è stato uno scrittore di riferimento della nostra letteratura. Natale, approcciamoci subito al personaggio di stasera, attraverso proprio la critica letteraria che è raccolta in questi due volumi, che poi sono a disposizione naturalmente del pubblico, che volesse acquistare naturalmente con una promozione speciale. A Leonida Repeci, cioè, questo fa onore alla nostra città, ma fa onore anche a chi ha fondato, e qui ci vuole un grande coraggio, che ha fondato una scuola di recitazione che ha sede a Cittanova, ma adesso ha sede anche a Parma, proprio nella casa di Leonida Repeci, che è parte del Cortopatti, che è il continuatore, lo saluto qui in prima fila, che è il continuatore anche di questa tradizione. Sapete, Parma è stata anche sede dell'Accademia d'Arte Drammatica. Allora, Leonida Repeci, critico letterario, lui aveva un carattere, diciamo, anche molto forte, cioè era un uomo che non le mandava a dire, è scomodo anche politicamente, un uomo abituato a combattere. Ecco, cosa pensa? Non lo riveliamo per intero quello che pensa, insomma, perché dovranno avere la curiosità anche di leggere il libro, ma cosa pensa che vederebbeci della Duse quando scrive della Divina? Ma devo dire, intanto dammi un secondo per ringraziare il dottore Gargano e l'Associazione Amici della Musica per questa opportunità. Portare Repeci su questo teatro, insieme, in questo teatro, insieme a e per Eleonora Duse, è un regalo personale a me, ma credo che sia un regalo che si fa alla città e alla cultura calabrese. Quindi grazie ad Antonio Gargano e agli Amici della Musica. E un altro grazie lo devo obbligatoriamente al mio editore, che ha avuto il coraggio e che da praticamente da due mesi sta portando in vendita questo cofanetto a un prezzo di scarto, proprio perché ha sposato il progetto culturale piuttosto che il progetto editoriale. E Roberto La Ruffa, che stasera è anche qui, e proprio stasera sarà l'ultima sera nella quale il cofanetto si venderà a quel prezzo scontato di 30 euro invece dei 45 di copertina. Detto questo, volevo solo, ultima cosa, salutare i parenti, i miei amici, i parenti di Leonida che sono in sala, uno per tutti Roberto, che è venuto da Roma, credo, apposta anche in occasione di questa cosa, e poi la signora Cettina mi fa con la manina, ciao, Rocco, Marisa, tutti gli altri, va bene, sono veramente il sangue della Ienia,
che continua a lavorare e operare nello stesso modo, con lo stesso spirito, con lo stesso spirito e con lo stesso acume di Leonida. Leonida e Leonora, ti devo dire che dalla lettura dei pezzi che sono 121 che io ho pubblicato in questi due volumi del cofanetto, una evidenza subito c'è, è che Rebbe c'era molto duro nelle critiche teatrali, quasi sempre, anche quando aveva apprezzato la rappresentazione teatrale, lui ci trovava sempre il difetto. Questo lo ha reso parecchio antipatico al teatro dell'epoca, anche se poi, come hai detto bene tu, per esempio nelle lettere che sono il mio caro Leonida, ci sono anche alcuni tratti teatrali. Nel pezzo che lui ha scritto due giorni dopo che è morta Eleonora Duse, che ricordo è morta il 21 di aprile del 1924, il 23 di aprile lui sull'Unità ha pubblicato questo pezzo, e stranamente invece era un pezzo elegiaco di grande considerazione, ma non poteva essere diversamente considerato il personaggio, considerata Eleonora. Mentre negli altri pezzi prevale questa sua caratteristica, che poi lui ha mantenuto, perché lui ha avuto l'incarico da Gramsci di curare la critica teatrale sull'Unità, ma già prima aveva scritto sull'Ordine Nuovo di Gramsci, già dal primo numero, il 12 febbraio del 1924 usciva il primo numero dell'Unità, e lui pubblicava la sua prima recensione critica di uno spettacolo che era stato dato la sera prima in un teatro milanese. Questo cofanetto ha il pregio, secondo me, al di là del fatto che fa rivivere un Rebaci sconosciuto, non l'ha letto, questi sono articoli di critica teatrale che non sono mai stati letti da nessuno. L'Unità a quel tempo faceva una tiratura di 20.000 copie ed era l'Unità milanese, veniva diffusa soltanto nell'area milanese. Siamo nel 1924, quindi un secolo fa, io credo che oggi non ci sia nessuno che abbia letto questi articoli, e quindi voglio dire, il grande pregio di questo cofanetto, il grande merito a Roberto La Ruffa che ha accettato di pubblicarlo, perché ci porta un Rebaci che non conoscevamo. È un Rebaci che all'epoca aveva 26 anni, e io veramente vi sfido a non trovare positività in 121 articoli di critica teatrale che a lui hanno dato fama e notorietà, perché nella Milano Bene, nella Milano degli artisti e della cultura del 1924, lei faceva un personaggio. C'è l'Unità, quindi c'è anche Gramsci, no? Che è una figura, insomma, della politica, anche della cultura italiana, molto importante. Il rapporto tra Rebaci e Gramsci è un rapporto molto intenso inizialmente, poi un rapporto che si deteriora. Ecco, che idea ti sei fatto tu, analizzando le lettere del primo volume e quello che ha scritto nel corso della sua vita, e poi analizzando queste critiche teatrali che sorprendono per la giovane età, ma sorprendono davvero per la prosa, la qualità di linguaggio. Siamo già di fronte ad un gigante, e leggendo quei testi si riesce a capirlo. Ecco, qual è il rapporto tra Gramsci e Rebaci? Se devi dire una cosa scomoda, puoi dire. No, dico una cosa comoda. Rebaci ha conosciuto Gramsci, si è laureato il 5 di aprile. Questo 5 di aprile che ricorre molto spesso, e il mese di aprile ricorre molto spesso nella vita di Leone. Si è sposato nel mese di aprile, è morta Albertino nel mese di aprile. Lui si è diplomato nel 1910, si è laureato nel 1919 a Rebaci, e in quel periodo già frequentava gli ambienti socialisti, dove era conosciuto Mariano Rebaci, non lui, il fratello, che era un eminente esponente del socialismo nazionale, sicuramente uno dei più grandi e più importanti esponenti del socialismo calabrese. Qui hanno fatto un congresso regionale a Palma, al Cinema Cilea, organizzato da Mariano. E allora lui conosce Gramsci in quelle occasioni. Appena laureato, il giorno che si è laureato, gli organizzano, la racconto brevissimamente, gli organizzano una festa, gli amici, e lui durante la festa riceve una,
come dire, una spruzzata di veleno da un rospo, questa cosa fa andare, fa scompisciare Gramsci, il quale lo chiama all'Ordine Nuovo, che aveva la sede in via Arcivescovato a Torino, e si conoscono, parlano della Calabria, parlano della Sardegna, e Gramsci gli affida la difesa dell'Ordine Nuovo. Ma il rapporto con Gramsci non finisce qua. Nel 1921 c'è stata la strage al Teatro Viana di Milano, con 20 morti, 100 feriti, eccetera, fatta dagli anarchici, dove tutto il paese, tutta l'Italia, naturalmente anche spinta dal regime, ha dato addosso agli anarchici, ai comunisti e ai socialisti. Beh, Rete ci ha avuto il coraggio, su incarico di Gramsci, di difendere, al processo che si è tenuto contro gli attentatori, di difendere uno degli attentatori, che tra l'altro era innocente ed è stato anche assolto, per dirti l'importanza che Gramsci, che Rete ci rivestiva nei rapporti con Gramsci, rapporti che si sono guastati, secondo me, in questo guastarsi dei rapporti è stato più con il Partito Comunista che con Gramsci, se consideri che 3 mesi dopo che Rete ha dato le dimissioni dal Partito Comunista, Gramsci è stato arrestato a Roma nella sua abitazione e non è più uscito dal carcere. Quindi quello che Gramsci, tra l'altro poi c'è da dire le sue condizioni di salute, cioè, ma quello che Gramsci ha scritto o risulta scritto nei rapporti con Repaci deve essere letto nell'ambito di questa cosa. Gramsci era in galera, sapeva poco di quello che succedeva fuori, credo che qualcuno lo abbia spinto a fare cadere. Un'ultima domanda, perché poi lasciamo il palco agli attori, e quanto è attuale lo stile, la prosa, l'approccio di Repaci nella critica verso il teatro, secondo te? E chiudiamo. Sì, e chiudiamo. Se mi fate parlare di Repaci, penso che non basta questa serata. È attualissimo nella misura in cui, ripeto, la critica di Repaci nei confronti delle rappresentazioni teatrali, musicali, operistiche di allora era sincera e schietta. Repaci non le mandava a dire le cose. Io vorrei porre l'accento sul cofanetto, sui due volumi, perché mi sono permesso di accostare al valore degli scritti di Leonida molte note esplicative, molte immagini di attori, registi, musicanti dell'epoca, schede ricostruttive dei teatri dove sono state date gli spettacoli, per cui ne viene fuori una specie di piccola enciclopedia del teatro dei primi del Novecento. E poi c'è questo valore, è un Repaci giovane, un po' aulico, un po' esagerato anche nelle espressioni, con le quali critica, con le quali fa le critiche, è sempre, sempre duro e deciso, mai, non scende mai a compromessi con l'attore, con il regista, e questo nel tempo, mentre diciamo nell'epoca, nella contingenza, gli ha creato dei problemi, nel tempo lo ha reso, gli ha dato amicizie incredibili, quelli di Filippo. Pensate che Anna Magnani, per esempio, ha esordito in teatro con una tragedia di Repaci. Bene, grazie a Natale Pace. Io l'ho già letto, insomma, leggerete questi due volumi. Ne lasciamo la scena adesso agli attori. Buon teatro. Eleonora Duse dava a Pittsburgh la sua ultima recita.
Il giorno seguente fu colpita da un attacco di influenza che la costringeva a letto. Dopo parecchi giorni di lotta contro il male, quando qualsiasi pericolo pareva definitivamente scomparso, si manifestava la polmonite, che doveva all'età di 65 anni condurla alla tomba. La morte ha tentato una rivincita, un'ultima prova, che è definitiva. Penso che la signora della falce finaia, che ha voluto cogliere sul volto terreo, aureolato, i capelli bianchi di Eleonora Duse, la forma perfetta, lo specchio per imitarsi e non aver paura di sé, ora sia prigioniera del suo stesso gioco, del peso di una verità troppo cruda per essere giusta, verso noi, che restiamo a consumare la luminosa parabola nel grigio commento, privati bruscamente di una di quelle grandi anime che rivelano attraverso il loro breve viaggio il sapore di una vita miracolosa che forse intuiamo, ma che non sappiamo esprimere, né per noi né per gli altri, più infelici che attendono. Ma la Duse non può più liberare la morte dal tragico arco dei suoi occhi spenti. La signora delle camene non può più rinverdire nella fresca vivacità di Mirandolina, come un tempo. Riposa, per sempre. Partita per non ritornare mai più, la nave che a bandiere inclinate riporterà al suo paese natio la donna del mare, sarà accolta nei nostri porti dalla desolata commozione di quegli stessi fedeli che videro salpare la dolorosa per il continente lontano, con uno struggimento indicibile nel cuore, eppure seppero celare il buio presentimento sotto il velo della festosità, per rendere meno triste quest'ultima odissea a colei che non s'era mai affacciata nella conquista. Aveva sempre sognati, voluti nuovi orizzonti per la sua sete di sapere, di ritrovarsi, di realizzarsi in pienezza. Noi giovanissimi amiamo la Duse di prima del ritiro delle scene, per riflesso, per ciò che ne dicono coloro che la videro accennare all'orizzonte artistico italiano ed europeo, che la seguirono per le tappe trionfali della sua carriera. La Duse, che si ripresentò alla ribalta a Torino 3 anni fa, con la Ixeniana Donna del Mare, che riprese in seguito La Porta Chiusa di Marco Braga e affrontò con giovanile coraggio La Battaglia di Posissia di Tommaso Vallaratiscotti, era di per sé così grande, così profonda, tanto diversa dalle altre che quinteggiano per le scene, tanto spiritualizzata attraverso il suo dolore, lancinato da opposte disperazioni, inquieto e minaccioso, che il nostro sbalordimento verso l'interprete trasfigurata non conobbe limiti. Maggiore questa Duse al tramonto, questa donna grigia e diafana, che aveva bisogno dietro le quinte di inalazioni di ossigeno per i suoi polmoni stanchi, o maggiore mi ridomando questa Duse dell'immortale inquietante, passionale personificatrice delle innumerevoli creature che la grande tragica vivificò. Credo che la risposta non sia facile. Soprattutto, penso che non risolva granché. La Duse di oggi non poteva essere che la Duse che abbiamo ammirato nella Donna del Mare e così sia, un'ombra privata della carne di inutile peso, un puro spirito, un silenzio fiorito nell'attesa miracolosa dell'ultimo porto. Le caratteristiche della sua persona, la faccia propria delle grandi nevrosi, l'occhio lampeggiante e insondabile, le nari e le labbra corte in un fremito selvaggio, i denti serrati con forza, tutto l'essere aderente all'azione, allo spirito delle situazioni, alla sostanza dei caratteri, come un giunco al vento, l'ha portato, a detta di Luigi Rasi, alla creazione dei personaggi a temperamento isterico. Il furore, la gelosia, la crudeltà, l'impenetrabilità della donna che sa il suo potere e ne abusa. Il disprezzo verso il vinto, la rivolta alle leggi, la gioia perversa che dà il distruggere, ebbero in lei una più intensa colorazione, una più vivace espressione. Ma a torto, la si accusò di essere monocorde, di non sapere rendere sulla scena la dolcezza di un abbandono o la pace che ne dà la rinuncia a un bene, travolgente ma effimero, con la stessa potenza che ella aveva mostrato nella pittura della femmina ribelle e inappagata. Se questo appunto fosse vero, verrebbe meno la grandezza riconosciuta universalmente alla Duse, grandezza derivante dal genio, genio che è classicità,
fusione di particolari nell'universale, di tragedia nella musica, di plastica nel silenzio sonoro. Sintesi di opposti, amore e odio, disperazione e fede. Per questo potere di sentire e di dare, per questo accordo magico tra il vasto mondo interiore e i richiami del mondo esterno, la Duse merita davvero l'inno che D'Annunzio le dedicò nella Gioconda, inno scritto per la tragica, ispirato da lei. Ella è sempre diversa, come una nuvola, che ti appare mutata da attimo in attimo, senza che tu la veda mutare. Ogni moto del suo corpo distrugge un'armonia e ne crea un'altra, più bella. Tu la preghi che si arresti, che rimanga immobile, e attraverso tutta la sua immobilità passa un torrente di forze oscure, come pensieri che le passano negli occhi. Come la Duse che 3 anni fa noi scoprimmo al ballo, in un alone di accurata malinconia che ce la rendeva lontana, ma non estranea, cittadina di una patria pura, ideale, separata dal suo passato, soltanto paga di dare l'ultimo palpito al grande sogno della sua vita. Ma a poco, splendida araba felice, ecco l'eterna Maya rinascere dalle ceneri, dalla tenebra della grande verminaia. Dopo il primo stupore, ecco le nostre anime scoprire il sicuro orientamento verso il sacrario della tragica. La Duse ci appare come una delle facce della fede nel nostro destino di uomini, curvi sotto il flagello della necessità. Come tale, resta. Eleonora Duse è legata al nostro sicuro, vermiglio, domani. Leonida Reggi. Che
che riscuotono la mia pittoresca scorta e scombussolano la pattuglia austriaca di ronda che fissa mio padre e fa il presentatarmi alla teca in cui sono adagiata, pensando che contenga chissà quale sacra reliquia. Che ne potevano sapere loro delle superstizioni italiane? Mio padre è sicuro che sia un segno del cielo, la nostra viola che la diventerà una stella, racconta entusiasta tornando al capezzale di mia madre. Una stella, direi piuttosto uno scherzo del destino, un solo giorno di vita è già condannata a inseguire la grandezza. Ma con la musica Rossini era una carezza di qualche angelo per alleviare la pena di vivere. Ho cercato di spiegarlo a Enrichetta, mia figlia, il peso che mi opprime il petto, ma lei non l'ha mai capito. Pensava che volessi allontanarla, che non le volessi bene, d'accordo. Non è mai stata la figlia dell'amore, forse non sono riuscita a nasconderglielo del tutto. Ma comunque era mia figlia. Io solo ho cercato di proteggerla. Nessuno doveva sapere che era figlia di un'attrice. Ma che mano è la tua che ti impedisce di andare a vedere la Duse, la più grande attrice del mondo? Le chiese una volta una compagna di collegio a Vienna. Che madre la mia, che mi impedisce di vedere la Duse? Eleonora Duse, ha risposto lei, e la immagino mentre stringe i denti per impedire alle lacrime di venire fuori, un gesto tipico di Enrichetta, come se tutto il mondo non la volesse. Io invece il mondo volevo metterglielo ai piedi. Quando è nata io ho giurato che non le sarebbe mai mancato nulla. Io avrei lavorato, avrei sgobbato anche ai quattro angoli della terra, ma lei a scuola non sarebbe mai dovuta restare come me accucciata ai piedi della cattedra come un cagnolino, perché la figlia di commedianti non poteva sedere con le bambine di buona famiglia. L'ho tenuta lontana, è vero, ma nei collegi più prestigiosi e costosi d'Europa, accudita e riverita. Il teatro era il mio destino, non il suo. La mia culla era stata la cesta dei costumi, mia madre mi allattava fra un atto e l'altro e non c'era niente di romantico. Eravamo solamente poveri, scavalca montagna ai quali andava bene una sera sì e tre no. Il teatro era stato la passione di mio nonno, oh lui sì, che il teatro l'aveva scelto, ne aveva avuto persino uno tutto suo a Padova. Ma un giorno però perse tutto e mio padre non aveva talento. Viaggiavamo in terza classe solo perché non esisteva la quarta. Il freddo che abbiamo patito e la fame, ma soprattutto il freddo. Io ricordo il buio, l'umido delle pensioni, dove io la sera i miei genitori mi lasciavano per andare a guadagnarsi il pane sperando in una buona serata. Certe volte, nelle notti di chiaro di luna, me ne scappavo sui tetti come i gatti all'aria libera, e se ero fortunata, da qualche casa arrivava il suono di un pianoforte o la voce di un violino che mi cullavano e scacciavano la solitudine e la paura che mi sono sempre rimaste dentro come una nota sorda sul fondo, togliendomi il fiato. Restavo lì al freddo e spiavo le luci calde dentro le case. Io non capivo come mia madre avesse rinunciato a quelle luci, a quel calore per seguire mio padre sulle vie del teatro. Ma lei era una donna piena di tenerezza. Ci ha amati più della sua vita. Thank you.
mia casa era l'abbraccio di mia madre. Il suo amore mi teneva al riparo dal freddo, dalla povertà, dalle umiliazioni. Ma non ha protetto lei stessa, dagli stenti di quella vita. Nascondeva la sua malattia con un sorriso, finché una sera in scena cominciò a sputare sangue, svenne. Dietro le quinte io vedo tutto, sono terrorizzata, sono paralizzata, ricordo solo che qualcuno mi ha spinta in palcoscenico, guardo mio padre, la faccia stravolta sotto il cerone sciolto dalle lacrime, il pubblico reclama, ti senti, lo spettacolo cade a continuare. Così ho dovuto mettere le gonnelle lunghe e prendere il posto della mamma. Da allora il freddo ha cominciato a salirmi dentro e lei non c'era più a difendermi. E pensarla sola, lontana, in sanatorio, mi scavava un buco nell'anima, mentre entravo in palcoscenico e combattevo per non farmi beccare dal pubblico, per piacergli e guadagnare la giornata, alle prese con sentimenti che io non potevo capire. Ma cosa ne sapevo io a 12 anni? Di passione, di vendetta, di gelosia. Io odiavo il teatro! Ma un giorno, dopo 2 anni di pianti, di lotta, è arrivata Giulietta. Sera mi cambiò la vita, ma averlo scoperto
Era qualcosa di assolutamente sconosciuto, di nuovo. Io ho recitato tutta la vita per ritrovare quello stato di grazia, era quello il teatro che io volevo fare. Ma averlo capito, dicevo, rese tutto più difficile, soprattutto quando iniziò la nostra vita da scritturati. Io avevo bisogno di studiare l'intero copione per penetrare le vite dei personaggi, per capirli. Con Giulietta era avvenuto naturalmente, ma non è sempre così. Se non li ami, i personaggi non ti amano e nemmeno il pubblico ti amerà. Ah, agli altri attori che prendevano solo i fogli con le loro battute sembrava una posa, mi diridevano e non andava meglio con i capocomici. Il Pezzana sbraitò che il teatro non era pane per i miei denti. Un altro cancellò il mio nome dalla locandina, una sentenza senza appello, dicendo che agli spettatori sembravo strano, perché allora bisognava urlare, declamare, aggrapparsi alle tende. Io invece, quanto più una passione forte, quanto più un'emozione profonda, più abbasso il tono della voce. Mio padre cercava di darmi pace. Fiola benedetta, possibile che ti voglia per sempre a modo tuo? Non avevo più la nostra compagnia, ora che avevo a dirne sì a chi comanda e s'accoscia che vuole il pubblico. Il pubblico è abituato a sentire strillare, mamma. Prima o poi si stancherà dei tromboni, vorrà la verità. Bisogna solo dargli tempo. Thank you.
musicisti che si amano, altri che rappresentano un faro nel nostro immaginario, altri che si apprezzano. Poi ci sono le anime gemelle, quelli la cui musica entra e scorre nelle tue vene fino ad arrivare al cuore e abbeverarlo di vita. Così è Chopin per me, pura sorgente di vita, il mio gemello astrale, nudo, semplice, solo in apparenza, in realtà ricco di una varietà infinita di vibrazioni e risonanze. Chopin ha cambiato la voce al pianoforte. Canoni sotto i fiori, diceva Schumann. Chopin ha preso uno strumento a percussione, il pianoforte, e l'ha trasformato in una sorgente di lirica purissima, in poesia assoluta, senza trucco. Ecco, anche a me mi definivano un'attrice senza trucco. Io volevo andare in scena senza trucco. Ho sempre detto fiamma tinta, fiamma spenta. E anche senza corsetti volevo essere libera di muovermi, non rigida. Così. Ecco, hanno detto tante cose per spiegare la mia recitazione, miriade di metafore musicali per esprimere l'essenza della mia recitazione, ma nessuno l'ha mai accostata a Chopin. Strano, e invece avevamo così tanto in comune. Ma forse perché l'hanno etichettato come romantico, mentre la Muse di Converso stava rivoluzionando la scena mondiale dando inizio alla recitazione moderna. Sì, ma questo l'hanno dichiarato i critici dopo. Prima. La recitazione è un'arte che fa più fatica della musica ad arrivare alla mente, al cuore del pubblico. Prima di riuscire a farmi ascoltare, io sono stata scansata, derisa. Ma un giorno a Napoli, la prima attrice si ammala. E chi era l'unica che conosceva tutto il copione a memoria? Mi hanno sbattuta in palcoscenico un'altra volta. E non c'era tempo per le prove. Ma erano mesi che le mie orecchie pativano, soffrivano nel sentir massacrare quel personaggio. Io lo sapevo come andava fatta, come andavano dette quelle battute. E così ho fatto a modo mio. Ed è successo il miracolo. La piccola attrice che nessuno vedeva, nessuno considerava, è diventata l'idolo del teatro. E quando ti amano a Napoli, si sa, è un amore senza limiti. Attraversare da quei sentimenti come donna. Tra
nelle braccia di un uomo meraviglioso che mi ha fatto scoprire l'arte, la letteratura, che mi ha reso donna e madre. Thank you.
Avevo 21 anni e la mia giovinezza era durata una sola estate. Matilde Serao si occupò di me come una mamma. Io non ragionavo più, era tutto buio, buio, buio. Ero a terra, travoltita, malata, agonizzavo. Solo una cosa mi restava ancora una volta, il mio lavoro. Il lavoro rende liberi, libere. Questo vale soprattutto per noi donne. Ho sempre sostenuto e ho agito di conseguenza. Le emancipazioniste mi adoravano, ma quelle signore istruite e generose non sapevano a quale prezzo avessi dovuto scoprire questa verità. Io posso avere tentennato, posso avere concesso spazi ad altri amori della mia vita, ma non ho mai permesso a nessuno di frapporsi tra me e il mio lavoro. Non c'è riuscito Tebaldo, il padre di Enrichetta sposato per difendermi dalle insidie della società e dei capocomici. Non c'è riuscito Boito con tutta la sua supremazia culturale. E non c'è riuscito nemmeno D'Annunzio, che da me aveva avuto semplicemente tutto. Io sapevo quello che facevo. Dovevo solo fare in modo che lo scoprissero anche gli altri, magari scrivendo decine e decine di lettere ogni giorno all'Aristori, che chiamavo madre, a Dumas, ai letterati, ai critici. Nessun critico resiste ai ragionamenti di una giovane attrice di talento in cerca della propria strada, bisognosa di un parere augusto che la illumini, come ha perfettamente intuito quella volpe di Bernard Shaw, anche se a lui scrissi solo un biglietto di ringraziamento dopo la famosa critica londinese in cui metteva a paragone la recitazione di Sara Bernhardt e la mia, assegnando a me la palma della vittoria. Sulla grossa corinoe le tolle cloda su di d'ore sono le fre de pepì e tu ne a chi soffia una vera
ispirazione. Avevo 24 anni, molti meno di lei, quando sbarcò per la prima volta da Parigi per recitare in Italia con tutte le sue cappelliere, la scimmia, il pappagallo e il segretario al seguito. A Torino, nel teatro dove io ero scritturata, la stagione stava andando male e i colleghi ovviamente davano la colpa a me perché ero la prima donna, perché per loro parevo strana. Rossi ebbe l'idea di invitare la Bernard, fece tombola. Tutte le sere il teatro esaurito, la gente era come impazzita, pronta a pagare una fortuna pur di vederla. Era bellissima, con una voce melodiosa, capace di ogni arditezza. E ogni sera, mentre il pubblico strizzava le lacrime dai fazzoletti, lei, imperterrita e sublime, replicava la propria esibizione con la precisione di un cronometro. Non potevamo essere più diverse, eppure in qualche modo sorelle. Anche lei è stata un'innovatrice, ribellandosi ai canoni della Comédie Française. Sera dopo sera la guardavo affascinata, facevo acquisti di idee, studiavo ogni sua movenza, ogni sfumatura di intonazione, pensando dentro di me se una donna, se un'attrice è stata capace di fare tutto questo, allora posso, devo tentare anch'io. L'avrei fatto a modo mio. Io sarei stata diversa, lei un meccanismo magistrale, sempre identico e perfetto, io entrando ogni sera nel personaggio, vivendo le sue emozioni attraverso la mia anima e i miei sensi, in un corpo a corpo, dove nulla è mai fissato perché la verità non ha mai una sola faccia. Ma il coraggio di tentare mi è venuto da lei. Ogni pomeriggio entravo di nascosto nel suo camerino, sfioravo le sue parrucche, accarezzavo i suoi copioni e le lasciavo sul tavolino del trucco una rosa bianca. Sara mi ha regalato il coraggio di esistere, di essere. Appena partì andai da Rossi. O mi fate fare Dumas, o io me ne vado. Rouge Noir, sì o no? E Rossi accettò. Teatro pieno di critici, in assetto di tiro, la principessa di Susa che non muoveva nemmeno i ventagli, quanto la papa mosca. E alla fine, come dicono a Napoli, se n'è caduto triato. Ancora una volta è avvenuto il miracolo. O forse no. Era arrivato il mio momento, quello che avevo aspettato per tanti anni. Il pubblico si era stancato dei tromboni e cercava la verità. Thank you.
naufragava. Tebaldo non capiva il mio bisogno di isolarmi ogni sera, di silenzio, di tempo per avvicinarmi ai miei personaggi. Le battute sono come foderate, cercavo di spiegare a lui e agli altri attori quando facevo la regia, quando li dirigevo io. Bisogna scovarle il senso nascosto. Fiato sprecato. Gli sembrava una vestale fissata. Sì, anche per lui ero diventata strana. Per fortuna a Roma ritrovai Matilde e conobbi il conte Primuli. E finalmente qualcuno con cui parlare, capace di comprendere il mio desiderio di salire, di salire, di salire, di imporre il mio stile. Primuli raccontò al suo amico Dumas la storia di mio figlio Mario, morto in fasce lontano dalla sua mamma, e lui, che era stato un figlio illegittimo, ne fu così colpito che volle scrivere per me Denise. Quando lessi il copione, mi sembrò di morire un'altra volta. Per mio marito, invece, il fatto che io lo volessi leggere in francese era un capriccio, non l'esigenza di cogliere ogni sfumatura del pensiero di Dumas. Aveva Tebaldo, era un uomo comune. E alla fine fallì nel modo più misero, facendosi trovare a letto con un'attrice tredicenne, Irma Grammatica. Sì, proprio la sorellina di Emma, proprio le sorelline Grammatica, e sapeva quanto io fossi loro affezionata. Eravamo alla fine della prima tournée in America del Sud, trionfale. E gli intimai di restarci, esiliandolo per sempre dalla mia vita, dalle mie tournée e dal mio teatro. E ho riattraversato l'oceano da sola, e quante altre volte lo avrei rifatto. In realtà al mio fianco c'era già Flavio Andò, l'attore con cui formai la mia prima compagnia. Bello, quanto era bello, un talento. Mi lasciava libera di essere, anzi mi spronava ad essere, a usare sulla scena, un vero compagno d'arte, un Armando meraviglioso. Teneste la promessa, la disfida ebbe luogo, il barone fu ferito, però, migliore, Alfredo è in strano suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio, Germano, Tardi. Sapete che cosa significa recitare Violetta davanti a Giuseppe Verdi? Avevo già conquistato l'Italia, il Sud America, convinto i critici più autorevoli e grandi scrittori, ma un mostro sacro è un mostro sacro, Verdi. La Strepponi e Boito, lì nel palco, l'artista simbolo dell'unità d'Italia, per fortuna che il mio rapporto con i personaggi è quello che è, lo sforzo per immedesimarmi in loro è talmente totalizzante che sono riuscita a non pensarci troppo. Poi sono venuti a salutarmi in camerino e lui, Verdi, ha detto che se mi avesse vista recitare prima di comporre Traviata avrebbe ripreso la triplice invocazione ad Armando della mia Violetta. Vabbè, ormai gli autori mi portavano i loro copioni, ma io non potevo dire di sì a tutti. Però accettai di rappresentare Cavalleria Rusticana, anche perché Verga, comprendendo il rischio della compagnia, rinunciò al guadagno della prima e pagò i costumi, anzi mi accompagnò a sceglierli e volle prendere personalmente le misure.
Misi in scena anche tristi amori di Giacosa, più che altro per far piacere ad Arrigo, perché io cominciavo a sentire il bisogno di qualcosa di diverso, di più nuovo. Arrigo, sì, Arrigo Boit. Dopo Otello, che andai a sentire con Giacosa e lo scambio di visite con Verdi e la Strepponi, era iniziata la nostra storia d'amore. E di nuovo un uomo capace di risvegliare in me la voglia ardente di elevazione, un artista che avrebbe potuto comprendermi, col quale avrei voluto dividere la vita. Ma qualcosa si frappose sempre fra noi e il sogno di trasferirci a Venezia con Enrichetta. E ora so perché. Il teatro era il mio destino e lui lo disprezzava. Lo considerava finzione, corruzione della realtà, va bene. Cioè, voleva che lo lasciassi, che lasciassi il teatro. Ma perché? Cos'ha il teatro di diverso, di meno nobile del melodramma o della poesia? Non è poesia il vero teatro. E perché se lo disprezzava tanto ha scritto l'adattamento da Shakespeare di Cleopatra perché lo portasse al successo, come infatti avvenne, dunque per vanità, lui. Mentre io avrei dovuto lasciare, l'avrei anche fatto, il teatro per lui. Credo che il destino, no, il teatro stesso lo abbiano impedito. Anche negandomi il figlio che avrei tanto desiderato dargli, nonostante tutte le cure dolorosissime alle quali mi sono sottoposta. Poi, con la scusa della scrittura del Falstaff con Verdi, Arrigo tornò a Milano, restava a Milano dove c'era la sua vecchia fiamma, Fanny. Mentre io percorrevo le vie del teatro del mondo per mantenere Enrichetta e la compagnia che pagavo, la compagnia anche quando dovevo cancellare le recite a causa della mia salute, perché io ricordavo bene che cosa vuol dire dipendere da una paga per vivere. Arrigo mi mancava, ma l'unica cosa capace di lenire le mie pene era la musica. Thank you.
Quando Beethoven compone musica, si dimentica di sé e del mondo. È consapevole soltanto della gioia, del dolore, delle emozioni che hanno deciso di esprimersi per suo tramite. Grazie ad Arrigo, che lo reputava il più grande di tutti, Beethoven è entrato nella mia vita. E al contrario di Arrigo, Beethoven non l'ha più lasciata. Nel mio tempo, l'unico modo per godere della musica era suonarla in casa, oppure recarsi a sentirla suonare. Io correvo ovunque suonassero Beethoven. A volte non era possibile, ma lui, Ludwig, restava comunque sempre con me. La sua maschera di gesso mi accompagnava in tournée ovunque andassi. Avevo fatto costruire una speciale scatola da viaggio ed ero la prima cosa che facevo aprire nelle camere d'albergo che sono state la mia casa per tutta la vita. Quando ero triste, lontana da tutto e da tutti in qualche angolo di mondo, quando mi sentivo stremata dal perenne male ai polmoni, quando avevo bisogno di riflettere, raccogliere le idee e le forze, io parlavo col gusto di Beethoven. Ormai ero pronta per il mondo era pronto ad accogliermi. I paragoni con Sara cominciavano ad essere imbarazzanti, ma noi due ci tenevamo a distanza. Ciò nonostante capitò più di una volta di ritrovarci nello stesso paese, nella stessa stagione, in Russia, in Inghilterra e in America. I critici cronisti impazzivano, lei nata per la pubblicità, io schiva come una monaca di clausura, e c'è da credersi. Il mio silenzio incuriosiva molto di più. Compresa Fanny, era proprio lui.
cominciai a staccarmi, a interessarmi ad altro, a pensarmi da sola e di nuovo a far conto solo su di me. Presi casa a Venezia, la mia patria dell'anima, dove tornavo dopo le mie tournée, l'unico luogo capace di placare la mia smara, dove mi riconoscevo nel languore della laguna, nel mare che preme da fuori e con la luna entra e la inonda d'amore. È stata una delle mie solite notti insonni. All'alba andai verso San Marco. Arrivai a riva degli Schiavoni mentre una gondola attraccava dopo aver vagato sull'acqua tutta la notte. Ne scese l'infernale divino D'Annunzio. Lo conoscevo appena, ma avevo letto i suoi libri. Fu un incontro fatale che tenne avvinte per 10 anni le nostre anime, la mia sete di assoluto alla sua. Ero la più grande e alcuni attraversamenti del deserto li avevo già compiuti, la smania di vita, la volontà di imporre la mia visione dell'arte, la ricerca del successo, ma lui no, il mio Ariel era ancora tutto affamato, lo sarebbe sempre rimasto, era la sua natura. Insieme abbiamo concepito il sogno di un nuovo teatro di poesia alla nostra Bayreuth. Ho lavorato per questo come una missionaria, spendendo tutti i miei soldi per farlo scrivere sereno alla Capponcina e per allestire le sue creazioni. E ne sa qualcosa il mio impresario, che non riusciva a impedirmi di versarmi mentre lavoravo all'estero migliaia, vaglia da migliaia di lire, mentre lui lì alla Capponcina mi tradiva naturalmente e ci viveva con una muta di cani, 4 cavalli, un gruppo di servitori. Io volevo far allestire le sue creazioni, Francesca da Rimini, La città morta, Sogno di un mattino di primavera, come una sacerdotessa, e sfidando la riprovazione dei miei amici, io ho fatto di tutto per portare la sua parola al successo. Lui mi rimproverò addirittura di aver messo in scena Ibsen invece di dedicarmi solo alle sue opere. Quando scrisse Il fuoco, che persino Sara gettò inorridita nel caminetto davanti agli amici, lei che mi aveva voluto sottrarre la prima mondiale della città morta, un bel fiasco. Quando uscì Il fuoco, dicevo, Matilde e Primoli mi affrontarono per aprirmi gli occhi. Ma
ma io gli occhi li avevo già belli aperti, io sapevo quello che stavo facendo, io stavo inseguendo il nostro sogno. Io e Gabriele eravamo uguali, due vampiri assetati di arte, di assoluto. Ma come fare a spiegarlo? Così risposi semplicemente, amici miei, ho 40 anni e amo. Vero, sì, ma non sanno che chi è come me deve a
avere un sogno per sopravvivere. Ricominciai a pagare il mondo con il mio teatro, con un nuovo desiderio, conoscere Ibsen, baciare le mani a quel gigante del teatro che sono stata orgogliosa di far conoscere all'Italia e al mondo. Perciò feci organizzare una tournée al nord, ma era tardi, stava morendo, aspettai ore in piedi nella neve davanti alla sua casa di Oslo. Speravo almeno di poterlo scorgere dietro le tende pesanti delle sue finestre. Quella speranza mi scaldava il cuore. Un giorno un oculista di Bonn pronuncia la fatidica sentenza. La signora Duse deve lasciare le scene, deve smettere di recitare. Per ironia della sorte, proprio le luci del palcoscenico, che erano l'unica cosa capace di scaldarmi l'anima, mi stavano rendendo cieca. Dovetti ritirarmi. All'improvviso avevo tanto tempo, ma non potevo morire. Così nacque il progetto della Casa delle Attrici, un'altra delle mie utopie, che 20 anni dopo però è diventata una realtà con la nascita dell'Accademia d'Arte Drammatica. Andavo molto al cinema. Il mio grande rimpianto era essere nata troppo presto per quest'arte meravigliosa, il vetro che svela le anime. Ho anche girato un film Cenere. Per la prima volta mi sono vista recitare e ho capito che avevo ragione io. Io volevo togliere, ma il regista voleva di più il risultato, un'opera a metà. Poi arrivò la guerra e finì tutto. Comunque meglio del film della Bernard, dove sembrava una marionetta impazzita. Ma quello era il suo stile, fare. Andare in mongolfiera, scrivere le sue memorie, dormire in una bara, rubarmi la città morta, recitare Amleto a 60 anni con una gamba di legno. Ma mai fermarsi. È stata lei a spingermi a ricominciare a guerra finita. Aveva perso una gamba, eppure continuava a recitare. Era come se mi dicesse: muoviti, cosa aspetti? A me manca una gamba, a te un polmone, allora il teatro è il nostro destino. Enrichetta non era contenta che ricominciassi, il che mi irritò non poco.
Il mio lavoro era la mia vita, solo grazie ad esso lei era ora la moglie di un professore di Cambridge. Lo so, è colpa mia se non ha mai compreso il mio lavoro. Ma pensare che potessi essere appagata solo crescendo nipotini, ma via. Io ho lavorato tutta la vita, ho viaggiato tutta la vita. E sono morta in viaggio. Quando avrei tanto voluto tornare da mia figlia, almeno quell'anno, era stata una bella tournée a Pittsburgh, un trionfo. A New York c'erano tutti Ethel, John Barrymore, Lillian Gish, Gloria Swanson, Rodolfo Valentino, anche il caro, caro Stanislavski. Nel 1924 il mondo stava cambiando, la musica stava cambiando. Quella avrebbe dovuto essere la mia epoca, il cinema, i viaggi, il nuovo scoperto! Nevicava,
io mi ero incaponita a raggiungere il teatro a piedi, ma lo trovammo chiuso, barbari. Il teatro è ancora chiuso 3 ore prima dell'andata in scena. Come si prepara un attore? Quando? Un freddo terribile. Oh, io di freddi me ne intendo. Ne conosco tutte le sfumature. Il freddo di Pittsburgh era il freddo che scava dentro l'anima. E la vita. C'è un solo rimedio. Andare avanti, ascoltare la musica, leggere i libri, amare. Alle colleghe giovani che erano intorno a me mentre stavo morendo, dissi: ma cosa fate qui? A questo capezzale andate, vivete, amate. E il teatro non era il mio destino. Il teatro è stato la mia vita, il mio destino era il futuro. Thank you.
ringraziare per aver rimandato questo spettacolo che, come sapete, doveva essere in gennaio. Ma adesso che tutto è andato bene, posso dirvi che mio figlio ha preso una polmonite batterica e nel giro di 24 ore era in fin di vita in una camera di rianimazione. Io sono dovuta volare a Bolzano, dove per fortuna giovane sano non fuma, dopo un giorno era uscito in reparto normale, adesso non se lo ricorda neanche più, è già lì che correva in montagna, tutto passato. Però siete stati così gentili da permettermi di rimandare questa serata, perciò tutta questa gioia in famiglia, ve lo potete immaginare, di questo scampato bellissimo. Grazie ancora veramente per la festa. Essere stato un pubblico così bello. Grazie. Sì, davvero.